non ho parole, io non ho parole. Io non riesco più a giocare, io non lo so. Da quando c'è stato aggiornamento giovedì non riesco a fare due passaggi, io non riesco a fare due passaggi. Scusate, stavo. Tutti i portieri giusto. Ottimo. 96. 95. Più 6, più 3, meno 1, meno 3, meno 2. Tanto, un gambe un cazzo. Sì, raga, sto come al cazzo, raga, ve lo dico. Sto proprio come un citrone. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. Questo è lo stadio della capitale. La dimora Non perfetta mi per va onorare neanche di l'importante ruolo parlare di a Roma. Nel castimare un balato in gara. frattempo la gara è iniziata. Gli avversari possono tirare un sospiro di Che sollievo, metto visto che mod, hanno io non puntato al so più vento che un fare. contropiede favorevolissimo. Vede lo scatto e cerca la profondità. E passa! Conclusione! Un gol capolavoro! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente, e l'ha Devo appena dare una dimostrato. sferma. Passo agile e inarrestabile. Tempi, il portiere allontana il pericolo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Lukaku, c'è l'opportunità per il contropiede. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Casemiro decide di giocarla in profondità. Il pallone per Neymar. Lukaku.
Non è fallo là, no, va Cerca bene. un'azione veloce. Che anticipo, sembra quasi prevedere il Vabbè. futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Modric. Dove sta qua? Continua l'azione, la riconquista. Ecco un'occasione di contropiede. Palla filtrata per Lukaku. E dai. Pericolo, piuttosto Oh sfortunato qui, Madonna. però il pallone è uscito di un nulla. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Non salto. Sceglie di andare per vie verticali. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Cross verso il centro dell'area. Da lì può concludere. Occasione per il contropiede. Ecco il filtrante per Benzema. Neymar! È un grande riflesso qui. Prova sul secondo palo. Ma perché va a becca a saltare quando sta Lukaku là? Ah, è pure sua, eh. Roberto Carlos ci prova con un pallone profondo. Beh, questo è un E passaggio profondo. C'è dai. Dio! Prova a tagliare sul secondo palo. Perché questi due portieri? Perché non l'ha rimessa L'opportunità di corta. ripartire. Lunga corta. Vabbè. Non ha avuto fortuna con il Questa ha suo preso gol e ha suggerimento in iniziato ad profondità. La attaccare. giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Qui può partire il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Va alla ricerca di un compagno davanti, Abraham. Passaggio splendido, una chance. Occasione da rete. Saltati dal Alzati, palo. Madonna mia, raga. Ma avete visto? Ho Con fatto un percorso l'1-0. Mi è ideale. morta la Passaggio squadra, talmente raga. lucido qui. Io ho un filotto di Nessuna palla sconfitte sarebbe che non riuscita a avete colpire il idea, pallone raga. Un perfetto. filotto di sconfitte stratosferico, uno schifo proprio. Mai successo in tutti gli anni miei di PES. Pallone interessante, Mamma verticale. mia. Niente di fatto, azione interrotta. C'è la palla lunga, in avanti. Prova Benzema. Sulla destra. Beckham. Palla al centro. Salta e colpisce di testa. Va in rete. Ne hanno voluto un altro e adesso non possono Io gestire sotto di tutto il 3 gol campo. quitto, basta d'ora in poi. Hanno Tanto non ti toglie trasformato un una quarto di situazione punti. difensiva in un Non ti toglie contropiede in niente, neanche pochissimi la secondi. niente. Veramente un'ottima giocata. Niente. 3 ore per Due gol di girarsi. vantaggio e partita in discesa. Un gol Che determinante. cos'è Con questo? quel 1-2 volevo riscatto fare possono anche permettersi di gestire la partita. Neymar. io. Ma come cazzo è che corrono di più allora? Ma io Sembra non una riesco a capire ripetizione. sto fatto. Sembra che Confidenziale. corrono il Prova a prendere il doppio. contropiede. Boh. Mané. La difesa è invalicabile oggi. Poteva finire in modo Io rimango inattendibile sempre del questa mio scappata dubbio bella. Un che, intervento come agli altri dell'arbitro anni, si migliore. appoggiano alla mia Però dovrebbero connessione. anche preoccuparsi della Serve posizione dedicati di sto dell'avversario. cazzo, ragazzi. Ma se ne sono sempre più Mané convinto io, prova a darla perché non profonda, ho che ha altre spazio. spiegazioni. Ha spazio per cercare gol. Colpisce. Il Madonna. shot alle spalle del portiere. Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, Non i fischia movimenti di niente, tutti devono essere ben coordinati. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. oh. Vabbè. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1.
partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Niente, niente. Vediamo se c'è qualche niente da fare. Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Palla Lukaku. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. E la ruba la palla. Io non so che cazzo devo fare. Come lascio il grilletto dell'R1 della corsa? Prendo mazzate, raga. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Dal. Passaggio in avanti. Prova a verticalizzare. Da lì può segnare. Parata di Rui Patricio. Dai, raga. Ma dai, ma dai, vabbè. Esce il coportiere lui. Madonna. Il gattino in gol, Tramon ha vinto, 6-5, Tramon ha vinto. Qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. C'ha pure Vieira. Spazza via senza fronzoli. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci siamo. Guarda come ricorrono il doppio, guardate come ricorrono il doppio, raga. Guardate come ricorrono il doppio, raga, ricorrono il doppio, dai. Dai, raga, ricorrono il doppio. Ah, Dio santo. Casemiro. Palla Alaba. Casemiro. Cazzo devo fare? Non so cosa fare. Alaba. Casemiro, arriva la palla. Benzema. Pallone interessante, in verticale. Io me che mi tengo la palla, raga. Io mi devo tenere la palla. Mi devo tenere la palla, inutile. Sembrava un buon corpo, vedi? Ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Abraham. Mané. Mané. Prova centralmente. Beh, dai. E dai, raga, ma dai, raga, dai. E basta. E basta, dai. E basta. Dimostra un ottimo senso dell'attacco. Sarà. E sì, trova la rete. La difesa era ben schierata. È riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. 78 livello stile di gioco. Se non è un secondo a quanto questo, che cazzo è? Da 2-0 di nuovo. Da 2-0 di nuovo. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere. Mbappé! Palla vagante. Ma dove? Rui Patricio 80. Rui Patricio 80. Rui Patricio 80. Rui Patricio 80. Rui Patricio 80, non finirò di dirlo, manio. Rui Patricio 80. Rui Patricio 80. E non la prendo di testa, vabbè, oh. E va bene. Riceve la palla. E la do a lui, e va bene. Cantè. E la do a lui, e va bene.
non c'è nessuno che la prende. Ma guarda come cazzo è, raga. Ma lui doveva avere la squadra rincoglionita! Doveva avere la squadra rincoglionita! Dovrebbe avere la squadra rincoglionita! A 78! Oh, non è non. Anche in questi minuti non è detto che finirà così e la difesa dice di no. Mbappé, stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Ma perché questo cazzo di viola? Prova a giocarla in profondità. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria. Ma non era lui! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé, errore qui, pallone sprecato. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Stanno facendo di tutto per vincere. Beh, secondo me e nessuno va a difendere là. No, vabbè. Prova Benzema, bella apertura. Cerca la profondità. Non è fallo là, va bene. Si accontenteranno del pareggio. Non è fallo là, va bene. Sala, occhio, può andare. Mettiamo ormai. In avanti, vuol far salire. No, Beckham. Perché sta Beckham là ancora? Cioè io ho pareggiato con questo, raga, io voglio fare la tua, mannaggia la mostra davanti. Mannaggia, ma cazzo si fa a pareggiare con questo? Fammi go. Sto fermo, c'ho le mani alzate, giuro, lo giuro. Fammi go. Fammi go. Fammi go, non mi serve il punto. Fammi go. Oh, a posto. Un gol che parla da solo. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla per poi metterla alle spalle del portiere. Sopraffino davvero. L'ho detto. Non le do vinta a nessuno. Tutte sconfitte così le voglio.
Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero. Rummenigge! Finalizzazione decisamente infelice. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Casemiro. Palla a Beckham. La mette in avanti. Costruiscono la manovra con sicurezza. Lukaku. Occasione per il contropiede. Avanza deciso. Pallone interessante, in verticale. Palla in avanti, verso il compagno. Cerca lo spunto. Pallone dentro. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E che faccio, mo? L'appoggio sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. All'Andrei traderò un attimo. Attento e allontana senza problemi. Kanté. Ronaldinho, Mbappé, Rummenigge. Kimmich. Vinicius Junior. Da lì può segnare. Mbappé, Alisson, dice di no. E questo invece sta davanti a dietro. Offensivo l'ho messo, eh. Offensivo l'ho messo. Offensivo l'ho messo. E si sta dietro. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E hanno conquistato un altro calcio d'angolo. I saltatori proveranno ad approfittare di questo corner. Non una grande idea, eh? Hernandez tenta il tiro e il portiere fa il suo dovere. Era sicuro. Vabbè. Dove il portiere non sarebbe mai arrivato. E non so. Sbagliava Fabio. Opportunità di ripartire. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Supera il diretto avversario. La Roma sta trovando buone soluzioni dalla fascia sinistra in questi minuti. Stanno sfruttando i varchi che gli vengono concessi su questa fascia. I difensori staranno pensando alle controllate. E la palla a lui. Se concentrarsi sull'uomo o sullo spazio libero. Dovranno trovare la risposta in fretta in ogni caso. Ma ce l'ho già attaccato, Guagnù. Ce l'ho già attaccato io, non è possibile. Questo è già rientrato. Ma perché? Ma che cosa mi è successo? Ma che problemi sto avendo io? Ma è un problema serio il mio, Guagnù. Arriva Cristiano Ronaldo. Neymar. Guardate, cioè, si gira. Ovviamente non fischia un fallo, va bene, anche a pagarlo. E si fermano. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E si ferma. Cristiano Ronaldo, ecco il tiro. E vaffanculo, va. Primo gol per il Bayern di Monaco. Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. La conclusione è stata decisiva, ma mi è piaciuta soprattutto Beh. La preparazione di questa azione. Che un gol ho fatto. Non segniamo chissà da quanto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Madonna, la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Pallone lungo in verticale. Vinicius Junior. Ottimo passaggio di Mbappé. Super un'altra volta. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Beckham. Vabbè. Beckham, Beckham, i passaggi di Beckham. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Ecco un pallone in avanti. Beh, questo è un passaggio quanto ha già intercettato il passaggio, Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ma va fanculo, Cerca l'uomo là davanti. Ecco. Fallo pareggiare.
Che? Madonna. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito. Ma perché la dai al... Vinicius Junior avanza verso la porta. E sta l'anima. Ecco un'occasione di contropiede. Sceglie di andare per vie verticali sul filo del fuorigioco. Dai, raga, c'è qualcosa che non va, raga. Era Beckham. No, dai, c'è qualcosa che non va nei miei passaggi, raga. C'è qualcosa che non va nei passaggi, è impossibile. È impossibile, è impossibile, dai, è impossibile. È impossibile. Errore qui, pallone sprecato. Il portiere la spedisce su. Guarda questo, qua. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava Ma proprio che lo spazio. Madonna mia. Difesa energica e Io tre decisiva. da due. Vaffanmocca, ma dov'è? E qui il portiere ha tolto l'angolo, gol praticamente già fatto. Niente, non la prendo in un cazzo di testa io. Rummenigge. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per Mamma questo mia, da primo quanto è tempo. Le sconfitto squadre escono sto dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte, e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in carreggiata. 1-0 dopo i primi 45 minuti. te pare. E iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo. Rummenigge! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Potessi averlo io Ha questo. preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo Sfondere la specchio. porta ogni tiro. Sta già Beckham. addosso, Anio. Per Neymar, Lukaku. Cioè, non è fallo questo. C'è l'opportunità Vabbè. per il contropiede. Tocco morbido. Niente di fatto, azione interrotta. Neymar ci prova con un pallone profondo. Non si lascia abbindolare, recupera palla. 2-0 prima stavo pensando. Non ha avuto fortuna 2-0 nel suo prima, suggerimento Anio. in profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Può tentare la conclusione. 2-0 È stato qui. splendido l'intervento del Vabbè. portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Prova a E darla quindi? profonda nello Che spazio. cos'è sto passaggio? La palla è ancora loro. Continuiamo ancora con questi Riprende passaggi. il 2-0 prima. Mo che sto pensando. Sto veloce. ricordando 2-0 prima. Rummenigge. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova il Alisson dice di no. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E qui la squadra riesce a conquistare un altro Cante che calciatore. batti calcio di Pronto a metterla in mezzo, vediamo se riuscirà a Babbo. pescare un compagno. Kanté la mette in mezzo. C'è tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a darla profonda nello spazio. Miracolo di Khan. No, ma non è fallo là, assolutamente. Perché deve essere fallo? Ma stai scherzando, veramente? Deve essere fallo quello. Questo non è fallo. Non è fallo. Ah, è fallo. Che succede? Ha fischiato il fallo con Ami. È più basso, Nico, più basso. Mocca a te. Cristiano Ronaldo.
Non è fallo quello. Ah, è fallo. Brava Konami. Cosa sta facendo altro che falli da quando è iniziato a giocare? Come? Sperano che non glieli fischiano mai. Sperate. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. No, basso troppo, basso troppo. E salta però, mannaggia la mue. C'è da mamet. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Va alla ricerca di un compagno davanti. La gioca in profondità. Palla in avanti verso il compagno. Perché, scusa? No, giusto perché un passaggio così? E si ferma qua, guarda. No, vabbè. Vinicius Junior. No, vabbè, deve pareggiare, dai. Madonna mia. Opta per il lancio lungo. Arriva Cristiano Ronaldo. Sceglie il pallone morbido. Ma Ronaldinho. Ennesima palla recuperata. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. È un flip sto gioco. La gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Cristiano Ronaldo. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Può liberare il tiro. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi no, troppo. No, ma fregato. Mbappé, ecco il tiro. Butta. La loro caparbietà è evidente, purtroppo quello che manca è il tempo. Passaggio in avanti nello spazio. Cerca il tiro. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Ma che cazzo devo commentare? Come diceva quel, che cazzo devo commentare? Vabbè. Salah che sta facendo il terzino. Cerca l'uomo là davanti. Chance per tirare. C'entra una tavola. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Dove va Salah? E dai, raga. Ma siamo seri, dai. Ma che schifo, che schifo. Esci, trimone. Ma Salah perché non sale? Ecco un'occasione di contropiede. Marquinhos gioca con un pallone lungo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Tenta la colpisce in linea portiere battuto. Fuori non di molto. E arriva anche il fischio dell'arbitro. La prima vittoria non so dopo quante sconfitte. Ma non ce l'hanno fatta. Uno scontro combattuto. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere.
6 sconfitte di fila. Madonna mia. Ciao ciao.